Un discepolo chiese al maestro: Rabbì, perché i buoni soffrono più dei cattivi? Rispose il maestro: Ascoltami, un contadino aveva due mucche, una robusta e l'altra debole. A quale delle due metterai il giogo? Certamente a quella forte, rispose il discepolo. Concluse il rabbino: Così fa il Dio misericordioso, che benedetto sia. Per tirare avanti il mondo, il giogo lo mette ai buoni. È questo il senso della Pasqua e della salvezza donata. Volendo salvare il mondo, destinato a causa del peccato originale alla dannazione eterna, il Padre ha chiesto a suo Figlio di sacrificarsi e di condurre sotto il giogo della croce il carro dell'umanità verso la salvezza senza fine. È stato affidato a Gesù questo compito perché è il buono per eccellenza. Poi Gesù lo ha affidato ai buoni di tutti i tempi perché, condividendo con lui la croce, lo aiutassero a coronare il desiderio più grande del Padre: che tutti i suoi figli fossero salvi e uniti a lui per sempre nella vita eterna. Ecco allora che anche oggi il Signore bussa al cuore di coloro che lo amano e chiede loro di portare il giogo della salvezza al posto di quei fratelli più deboli che ancora non lo hanno incontrato, che non credono, che si sono allontanati da lui e lo hanno rifiutato, che ancora non hanno conosciuto e accolto il suo amore. Questa scelta di Dio sarà difficile da capire e da accettare se ancora non abbiamo compreso e sperimentato la gioia del donare, dell'immolarsi per salvare una vita, del sacrificarsi per rendere felici gli altri. Non conoscendo e non credendo veramente che dopo la morte ci sia una vita di eterna beatitudine, pensiamo che la sola felicità si trovi in questa esistenza terrena e per questo non vogliamo rinunciarvi. Però, come ci rivelano le beatitudini proclamate da Gesù, esiste una felicità più grande che deriva dall'accettare le sofferenze e le prove terrene nell'amore del Signore. È una gioia che scandalizza e sembra assurda dal momento che ogni giorno scopriamo come dal soffrire nasca solo dolore. Eppure, se obbediamo a Dio e viviamo in intimità con Lui, potremmo fin da ora assaporare un anticipo di questa felicità, che ha le sue radici sulla terra, ma fiorisce e fruttifica soltanto in cielo, diventando eterna. Mentre le gratificazioni e i piaceri puramente terreni, che nascono e maturano in questa vita, sono di breve durata e lasciano insoddisfatto e sempre affamato chi li ricerca. Questa beatitudine promessa diventa così il premio dei buoni,
che, pregustandola fin da ora, ne potranno poi godere con pienezza nella vita senza fine del cielo. Solo per chi vive la fede con umiltà, costanza e coerenza di vita, l'accettare questo giogo sarà il migliore investimento da fare ora, perché condividendolo con Gesù diventerà anche, una volta varcata la soglia della nostra esistenza terrena, la certezza di essere accolti dal Padre del Cielo come Suoi figli prediletti, partecipi della Sua gioia e del Suo amore infinito. Con la Sua risurrezione Gesù ci ha dimostrato, infine, come tutto il dolore di questo mondo, per quanto durevole nel tempo e difficile da vivere, se accettato con amore e per amore, diventa più sopportabile ed, essendo transitorio, sboccerà in una vita che è invece senza fine, colma della pace e della beatitudine, dono di Dio. Ecco allora che in questo spirito di gioia pasquale prego con tutto il cuore il Padre perché vi conceda in abbondanza tutto il bene che desiderate e di cui avete bisogno. E invio a ciascuno di voi con tanto affetto un caro saluto unito alla benedizione del Signore. Con un fraterno abbraccio auguro a tutti voi una santa e serena Pasqua. Signore, fa che anch'io abbia equilibrio e misura in tutto, tranne che nell'amore.